Presidente, sì, anche noi volevamo dare la nostra opinione in merito, avvallando ovviamente quello che è già stato detto. Ovvio che nessuno di noi può dirsi contrario agli investimenti nel settore sanitario, anche perché l'Italia, rapporto dell'OCSE recente, è uno dei paesi che spende meno in sanità in Europa. Quindi quando si parla di spesa sanitaria, di tagli alla sanità, bisogna capire bene di quello di cui si parla, perché in realtà siamo uno dei paesi in Europa che spende meno, e i tagli lineari che questo paese attua regolarmente non sono di certo quelli di cui ha bisogno il nostro paese. Ma venendo alla Regione, non possiamo votare favorevolmente a questa delibera, oltre che per i motivi già elencati, anche perché se quelli che ci vengono presentati come investimenti in realtà poi magari forse nascondono qualche cifra che va a finanziare cantieri che continuano a essere aperti nonostante l'inaugurazione di strutture sanitarie, e mi riferisco nello specifico all'ospedale di Cone, il quale è stato inaugurato pochi anni fa. A proposito, pochi minuti fa abbiamo parlato di rispetto dei tempi di costruzione di cantieri infiniti. Questo ospedale ci hanno messo più di 20 anni a costruirlo e continua a essere tutto sommato in costruzione, perché continua a ricevere finanziamenti in maniera regolare, quindi è difficile dirsi concluso, e parlare di riammodernamento non riusciamo a capire se questo ospedale sia nuovo o sia vecchio, perché ha già 20 anni, anche se è aperto da pochi, e continua a ricevere soldi. Quindi un discorso sono gli investimenti per poter dare maggiori servizi ai cittadini, un conto è stanziare cifre per magari porre rimedio agli errori di qualcun altro, che di certo non devono pagare i cittadini. Per questo motivo ci asterremo, il nostro voto sarà di astensione.